Si sapeva ragazzi, che non ce l'avremmo fatta. 3-0 Manchester City, tripletta di Riyad Mahrez. Ma paradossalmente Sheffield parte meglio e subito ha l'occasione della vita. Su un calcio d'angolo la palla arriva a Ndiaye, che prova a piazzarla, ma addosso ad Ortega, e da lì inizia il canovaccio tattico. City che tiene il pallone e Sheffield che prova a limitare in ogni qualsiasi mezzo di difendere lo 0-0, e c'era praticamente anche riuscita per gran parte del primo tempo, che perché di veri pericoli per la porta di Foderingham non ce ne sono stati. Ma al 42esimo Bernardo Silva viene atterrato in aria da Jeppison, e quindi è calcio di rigore. Spiazzato Foderingham da Mahrez, 1-0, praticamente è la rete che sposta gli equilibri, è la rete che praticamente taglia le gambe allo Sheffield. Poi a fine primo tempo chi ne soffre è perduto, e lo Sheffield nel secondo tempo fino all'ora di gioco ha cercato appunto di fare quello che aveva fatto nel primo tempo sullo 0-0, ovvero di limitare le scorribande del City. Onore a Gamedovic e a Robinson, che hanno annullato Haaland. Haaland oggi non ha segnato. Poi è vero che il City ha lo scontro diretto con l'Arsenal il 26, però è tanta roba. Io dico grazie a questa squadra, che è vero che perde male, 3-0, ma pur sempre meglio del 6-0 inflitto dal City al Burnley nei quarti di finale. Comunque l'FA Cup a Sheffield, una semifinale di FA Cup non si vedeva da tanto. E a Wembley i ragazzi di Kimbotton hanno pagato sicuramente un'inesperienza, perché anche il secondo gol di Mahrez, c'è Robinson che non esce, Akhmedovic che rimane piantato e Mahrez che passa in mezzo e batte Foderingham per la seconda volta. Il terzo gol è una palla in mezzo di Grealish. Mahrez anticipa Robinson proprio, se non ricordo male, e batte Foderingham sul 3-0. Ragazzi, Ndiaye innesca Sharp appena entrato, Sharp va a mettere in mezzo ma McBurnie litiga col pallone e non riesce a concludere in porta. Peccato, peccato, almeno un gol lo avrei voluto vedere, magari esce nei prossimi 10 minuti, ma la partita è già andata, ne siamo tutti certi. Il passivo può solo che allargarsi, secondo me, oppure rimanere così, ma il gol lo Sheffield non lo farà, e quindi a Wembley in finale ci sarà il City, e domani il City capirà se ci sarà un derby di Manchester oppure contro il Brighton di De Zerbi. Fatto sta che in tutte le partite di questa FA Cup il City non ha mai subito un gol, e anche oggi si ripete. Pazzesco, che squadra. Per quello esordito con quelle parole, si sapeva che si poteva, io sapevo che lo Sheffield avrebbe perso, ma perché ha giocato con la testa libera, perché in Championship basta una vittoria su quattro partite che mancano e si è praticamente in Premier League, quindi
Diciamo che questa partita è stata un allenamento, una preparazione alla Premier League, e ovviamente i calciatori non rimarranno questi perché c'è McKennie, perché c'è Doig, che oggi non potevano giocare con la clausola del contratto di prestito, proprio come fece Dean Henderson in quella stagione di Premier League con il Manchester United, che quando giocava contro il Manchester United non poteva giocare. Beh, e niente, quindi Sheffield si ferma. Questo sogno di giocare a Wembley c'è stato, lo hanno esaudito, perché anche le semifinali si giocano a Wembley. La finale era troppo. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale. Qui da Dani è tutto. E ora bisogna fare il 26, i 3 punti che mancano.